anche se non si ha a disposizione molto denaro, ma si vuole investire nel mercato immobiliare, è possibile farlo? E soprattutto, come si fa a creare degli asset partendo da zero per cercare di raggiungere la libertà finanziaria? Sono Alessandro Perilli, dal 2010 aiuto gli imprenditori, i liberi professionisti a capire come comprare a forte sconto immobili nel mercato immobiliare e aiuto le persone private a risolvere e cancellare la propria massa debitoria con banche o altri tipi di creditori che possono essere anche i privati. Se anche tu vuoi essere aggiornato su tutti questi argomenti e imparare le novità, tutto ciò che c'è da sapere intorno al mercato che ormai in evoluzione delle aste giudiziarie, degli stralci, dei crediti, ti invito a iscriverti a questo canale e ad attivare le notifiche. E se hai una domanda, scrivila qui sotto nei commenti. In questo video vedremo come fare e quale piattaforma utilizzare. Chiederemo un parere ad un nostro amico e founder di una piattaforma di crowdfunding immobiliare e alla fine del video riceverete anche un codice che vi permetterà di avere dei vantaggi all'interno di questa piattaforma. Secondo il mio punto di vista e per l'esperienza che in questi anni ho messo direttamente sul campo, non solo aiutando le persone e aiutando gli imprenditori a comprare e investire in questo mercato, ho anche testato personalmente, perché è la prima cosa che faccio prima di parlarvi di questi argomenti, anche delle piattaforme di crowdfunding che è, secondo il mio punto di vista, la novità degli ultimi anni, perché permette veramente a tutti, con bassissime somme, di diventare dei piccoli investitori immobiliari. Chiaramente su queste piattaforme non abbiamo il completo controllo di quella che è una transazione immobiliare, di quella che può essere una trattativa, però sicuramente abbiamo tutti i dati a disposizione che ci possono indurre a capire se può essere un ottimo investimento o un investimento da evitare. Generalmente su queste piattaforme vengono pubblicati immobili per appunto raccogliere delle somme di denaro che hanno già subito uno screening iniziale, dove c'è già un business plan, dove c'è già un'azione di marketing ben strutturata da dover utilizzare per portare a termine l'obiettivo. Quindi generalmente queste piattaforme sono assolutamente sicure, soprattutto perché dietro c'è un lavoro e potete poi verificare all'interno di ogni scheda di un immobile, per esempio, quali sono tutte le caratteristiche, oppure capire direttamente con quale piattaforma avete a che fare, con i loro storici e soprattutto cercare di capire quali sono le percentuali. Perché vi ricordo che più è alta la percentuale, generalmente il rischio è molto maggiore. Quando parliamo di una percentuale più bassa, che può aggirarsi per esempio anche intorno al 3% o al 4%, generalmente già parliamo di un investimento con questa tipologia, per esempio, di raccoglitore di denaro, se così vogliamo chiamarlo, che è già molto più sicura. Perché quando avete a disposizione invece percentuali su alcune piattaforme dove vi offrono il 10-15%, c'è chi arriva anche oltre il 20%, generalmente sono investimenti più rischiosi, perché probabilmente non ci sono tutte quelle garanzie per garantire quel tipo di investimento che voi state facendo. Generalmente su queste piattaforme si può partire anche con minimi quantitativi di denaro e personalmente quando ho provato a testarle già da un bel po' di tempo, da qualche anno fa, io iniziai per esempio con meno di 50 euro proprio per iniziare a testare queste piattaforme e devo dire che oggi personalmente io ho delle posizioni aperte su alcune piattaforme con questa modalità che mi permettono di avere un flusso di cassa nell'arco temporale che può essere dai 5 mesi ai 12 mesi ai 15 mesi che mi permette di avere degli interessi. Secondo il mio punto di vista questo è un ottimo modo per diversificare appunto i propri investimenti e per crearsi degli asset ai fini della libertà finanziaria, oltre ovviamente a quello che poi voi dovete imparare però a creare poi sul campo direttamente voi.
però è un ottimo modo sicuramente per iniziare. In passato abbiamo già fatto un video molto più approfondito che io vi consiglio di andare a vedere sul mio canale, dove con il founder Andrea Maffi andiamo a spiegare nello specifico che cos'è una piattaforma di crowdfunding e come funziona. Quindi andate a vedere il video precedente in modo tale che possiate approfondire questa tipologia di argomento. Ho il piacere di avere in collegamento con me all'interno di questa intervista il dottor Maffi, che è founder di una piattaforma di crowdfunding che sta avendo molto successo, che si chiama Trusters. Quali sono le previsioni sul mercato immobiliare e come cambieranno le abitudini di chi sta cercando un immobile? Allora, buongiorno a tutti, sono Andrea Maffi, founder di Trusters.it. Ma allora, una previsione sul mercato immobiliare in questo momento ovviamente complessa, si sentono tante voci differenti. Quello che è chiaro è che ci sarà un calo importante, calo importante nel mercato residenziale, probabilmente più sostanziale nell'ambito delle prime case. Sicuramente cambieranno, questa cosa inciderà nel cambiamento delle scelte degli acquirenti di prime case, quindi insomma ci sarà più voglia di spazi verdi, di giardini e di spazi aperti, terrazzi, insomma, perché comunque abbiamo visto come questo incide anche nella nostra sanità mentale, insomma, di reclusione forzata. Quindi nella previsione di, speriamo di no, ma di ulteriori catastrofi come queste, ovviamente la gente ha avuto modo di poter riflettere. Quindi sicuramente una contrazione nell'ambito delle vendite, ahimè, ci sarà, nelle richieste. Per quanto riguarda l'ambito degli investimenti immobiliari, trovo che invece ci sarà, seppur un calo, ma mantiene il suo appeal l'investimento legato al mondo immobiliare, perché come fonte di sicurezza, di garanzia, è comunque un asset che non ha perso fascino nella mente degli investitori. Quindi sicuramente la seconda casa, l'investimento della messa a reddito, che avrà invece un'impennata, perché la crisi economica porterà, se da una parte a un calo delle richieste per prime case, porterà a una grande richiesta di locazioni. Quindi medium term e long term inevitabilmente cresceranno. Ovviamente calerà purtroppo l'ambito relativo al turistico, quindi lo short term che si è quasi annullato, credo che continuerà insomma questo trend per un po' di tempo, fino a che comunque non si riapriranno gli aeroporti, finché non circolerà insomma nuovo turismo in Italia. Parlaci della piattaforma e del crowdfunding anche in maniera molto rapida e soprattutto quali sono i vantaggi di questo tipo di investimenti e di questo tipo di piattaforme poi. Dal punto di vista della piattaforma, la raccolta in crowdfunding ha dimostrato tutta la sua forza, con una raccolta nel primo trimestre di ben 14 milioni di euro. Quindi tutte le piattaforme legate al mondo del real estate in ambito crowdfunding hanno funzionato molto bene, hanno retto anche in questa fase di incertezza. Ovviamente c'è stato un calo nelle prime settimane, insomma, di pandemia. Anche Trusters ha avuto ovviamente un riscontro negativo nelle prime settimane, ma insomma poi è ripartito tutto e sta ripartendo nel trend giusto, insomma, in quello che è anche una normalità dovuta anche a, insomma, un po' un chiarimento della situazione globale. Insomma, quantomeno sappiamo che prima o poi usciremo e saremo di nuovo, insomma, usciremo dalle nostre abitazioni, quindi saremo di nuovo in giro. Ecco, una cosa da osservare: il lending è cresciuto di più nel modello equity. Quindi questo vuol dire che le persone amano il concetto di non rimanere attaccati per troppo tempo all'investimento immobiliare. I nostri investimenti tipicamente si chiudono al massimo in 12 mesi, quindi c'è la possibilità di rientrare anche più velocemente. Questo brutto momento ha anche allargato, se vogliamo, il mondo dell'equity, ha avvicinato il mondo della raccolta, del crowdfunding anche nel settore donation, e questo ha fatto capire quanto le piattaforme di raccolta siano importanti. Però questo avvicinarsi alle piattaforme
ha fatto capire agli investitori come quale grande vantaggio si abbia nel poter investire a distanza, quindi avere uno strumento, e quindi quanto siano importanti le piattaforme. Basta pensare oggi quanto le piattaforme di comunicazione abbiano ridotto, ecco, anche se in smart working, la nostra capacità lavorativa, ma comunque siano riuscite a permetterci di continuare a insomma, tenerci in collegamento con i clienti e con i dipendenti. Quindi le piattaforme, il digitale, soprattutto in ambito finanziario, il trend che ci si aspetta nei prossimi mesi è sicuramente di una crescita. Grazie Bene, grazie Andrea e ti auguro buona giornata. a tutti e tanti saluti. Io vi ricordo che stiamo creando, ormai siamo quasi agli sgoccioli, un club privato adatto a liberi professionisti e imprenditori che si chiama Aste Club. È un club privato che serve proprio a tenervi aggiornate, risparmiare tempo, risparmiare denaro per quanto riguarda la ricerca di informazioni e soprattutto la qualità delle informazioni per chi vuole investire, chi vuole imparare a investire nel mercato mobiliare e immobiliare delle aste, degli stralci e dei crediti. Sotto questo video trovate il link per iscrivervi al club o anche alla lista d'attesa per essere ammessi al club ed è una piattaforma dove affronteremo questa tipologia di argomenti, oltre a tanti altri, con professionisti oltre che con me, ma dove andremo poi nello specifico. Quindi proprio nell'operatività di tutti questi argomenti. Condividete nei commenti i vostri dubbi e le vostre domande su questo tipo di argomento. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare le notifiche e condividere questo video perché può essere utile a qualcun altro. E lasciatemi un like se il video vi è stato utile. Qui sotto trovate tutti i link a disposizione per quanto riguarda i corsi, per quanto riguarda l'accesso ad Aste Club, per quanto riguarda materiali gratuiti che potete usufruire o condividere con i vostri amici.